In questo 1991 Luca Cadalora correrà per il team Canemoto e la Honda. Lo sapete oramai tutti. Il futuro sta per cominciare. Luca è alla seconda svolta della sua carriera. Vediamo quindi di ripercorrerla questa carriera. Nel 1986 il modenese entra nella storia del motociclismo vincendo il titolo della 125, battendo il compagno di squadra e campione in carica Fausto Gresini con le Garelli del Team Italia. È una vittoria voluta, ottenuta con grinta, classe e determinazione. È nato un campione e le proposte gli piovono addosso. Lui cede al fascino della 250 e passa di categoria entrando nel team Yamaha di Giacomo Agostini. È compagno di Wimmer e si mette subito in luce come il miglior giovane di questa difficile e combattutissima cilindrata. Impara prestissimo, dimostra che il vecchio Ago ha visto davvero giusto questa volta. Finisce il 1987 in settima posizione e nell'88 è promosso pilota di punta del suo team. Ma quella è la grande stagione di Garriga tra i piloti Yamaha, anche se Cadalora non smentisce tutto il bene che si pensa di lui. È velocissimo, pulito, aggressivo, commette soltanto qualche errore di troppo, ma in ogni caso quell'anno la Honda è davvero imbattibile. Il 1988 è anche l'anno del matrimonio di Agostini, che si unisce alla bella e dolce Maria. No, tanto mica che funga. Io fumo di nascosto, non sa neanche il capo. Non sa neanche il mio capo. In fumo, dopo quelle dell'88, vanno comunque anche le speranze del 1989. Per la seconda stagione consecutiva, Sito Ponse e la Honda sono velocissimi e imbattibili. Nasce in quelle due stagioni il desiderio di Luca di guidare finalmente per la Honda, la marca che sa offrire ai suoi piloti i mezzi più veloci, l'assistenza migliore. Non è soltanto invidia, in questo ragionamento c'è anche tanta verità. Dappertutto il motore Honda è superiore. E dare tutto ad ogni curva non è il sistema migliore per vincere i mondiali. Questo Luca l'ha capito a sue spese. A Donington, comunque, Cadalora sale sulle 500 e si comporta subito benissimo. Quinto in prova ed ottavo in gara. Il fascino della mezzo litro lo prende subito e dalla fine si lascia convincere da Agostini a restare alla Yamaha anche nel 1990, con una promessa di correre nella 500 nel 91. Trio ABC, Agostini, Brazzi, Cadalora, questa volta non ha scuse, deve puntare al titolo mondiale. Comincia benissimo vincendo a Suzuka il Gran Premio 1990, ma poi emerge Kosinski. Qualche caduta, una situazione interna al team sempre meno felice, impediscono ancora una volta a Cadalora di vincere questo titolo tanto voluto. Dalle delusioni del 1990 nasce la decisione, questa volta irrevocabile, di lasciare Agostini e la Yamaha per passare alla Honda. Ago tenta con le buone ed anche con un po' di durezza di tenersi Cadalora, ma questa volta non c'è verso. Il futuro di Luca è alla Honda. Per sapere se sarà stata la scelta giusta non manca poi molto. Tra poco più di 2 mesi e mezzo si ricomincia.